Bentornati amici sul canale del Predone e bentornati come vedete con un altro episodio su FC24 e con il nostro bel Bayern di Leverkusen. Allora, avevamo vinto la prima partita di campionato se non mi ricordo male. Classifica, sì, esatto, giocate una, quindi i punti sono 3, esatto, quindi abbiamo giocato sì su una sola partita, ok. Quindi al momento ragazzi andiamo a spararci la seconda partita di campionato, sempre che non succeda qualcosa. Ecco, per l'appunto, posti in arrivo. Roba Andrea, massimo velocità, tanto così che già mi fai il superamento, ho cominciato a fargli risparmiare le energie, va bene. Frimpong, allora, se posso in coda affrontare la nostra, mi sento che la forma di mandare in capo al posto di Riviera, non la deluderò. Ci penserò. Ma fammi vedere. Fammi vedere subito, vai. Al posto di Riviera vorresti giocare, il buon Grimaldo. Ecco, vedi, già che te mettete in cazzi, già sta cosa, no? Un pochetto ci fa da pensare. Un pochino ci fa da pensare. Chiamo Frimpong che è un po' incazzato, non si sa perché. Frimpong io ti sostituisco col coreano, eh. Ci metto poco, guarda un po', ma pure a 5, chi è? Vai avanti, ok, si salva, ottimo, allora perfetto, andiamo al principale, abbiamo fatto, cioè, abbiamo gestito la partita, andiamoci a gestire, andiamoci a farci la nostra conferenza stampa in modo da aumentare il morale, sì, lo sappiamo che cosa facciamo, non ce lo devi spiegare ogni volta, ogni fottutissima volta direi. La tua squadra lottare contro la squadra Borussia Mönchengladbach. Cosa gli rispondiamo? Cioè, vince di misura e esperienza da cui imparare. No, battiamo anche la Borussia Mönchengladbach, dovremmo allenarci con mangiare. Vince di misura e esperienza da cui imparare. Esatto, perché noi siamo forti, quindi fondamentalmente ragazzi si devono anche un pochettino, come si dice, si ne devono fare una ragione i nostri avversari se siamo così spettacolarmente potenti. Abbiamo anche alzato il livello, eh. A questa idea un giocatore prima cosa del mercato, stiamo costruendo una squadra vincente, probabile sì, probabile con i 50, con i 51 pippi guadagnati dalla cessione di Schick. Penso che un paio di buoni giocatori li possiamo portare a casa. Una buona punta e un buon centrocampista. Riuscite a salire la prestazione per recente? Ma noi possiamo fare anche di meglio, amico mio, ma anche di meglio. Mantieni per saltare, no, ma noi non vogliamo mantenere. Non vogliamo saltare, scusate. Mo' sì, saltiamo. Ok, andiamoci a fare il nostro calcio d'inizio. Non abbiamo cambiato l'allenamento, ce lo dobbiamo ricordare dopo, eh. Gioco la partita, sì, noi ce la giochiamo, la partitozza. Ci andiamo a sparaflasciare, come si direbbe in gergo tecnico. È arrivato il gran giorno, quello atteso da migliaia di tifosi che sperano in una vittoria contro i grandi rivali. Noi siamo cazzutissimi comunque, non vorrei dirlo, ma proprio ogni volta che muovo che sbatto.
per conoscere il verdetto finale. Rimanete qui su EA Sports. National Sapore Internazionale, pubblico arrivato in gran numero sulle tribune del Borussia Park. Tocca a loro. Saluto da parte mia e di Lele Adani. Se volete sapere come andrà a finire, rimanete con noi. Match di Bundesliga che potrete seguire live su queste frequenze. Non dovrebbero mancare gol e spettacolo tra Borussia Mönchengladbach e Bayer Leverkusen. Bayer Leverkusen tra le protagoniste di questo avvio di stagione. No, no. Parlando con gli addetti ai lavori, molti mi hanno confessato di essere La spinta di Radeschi, palla in gioco. No, vai. No! Abbiamo preso il gollonzo, raga. Il replay ci permette di apprezzare meglio la giocata dell'avversario. Del difensore. Un gol facile, ma bisognava essere al posto giusto al momento giusto. Cavancara. Che riprende Bayer, caccia del pari. Giacca. Eh no, però non sei partito. Davide, perché interrompe il gioco e assegna un buon calcio di punizione. Ci tiriamo da qua, per forza. Per forza. Ah. No. Troppo debole. Interessante, ma grande sicurezza. Vai. No. Le dichiarazioni della vigilia di questo giocatore hanno fatto il giro del mondo, scatenando le reazioni dei tifosi anche sui social, pro e contro. Gara speciale per lui, tanti ricordi che lo legano a questo club ed è da sottolineare davvero l'accoglienza ma che gli hanno riservato scattare. I suoi vecchi tifosi. Non si sono dimenticati di lui nei momenti belli e quelli meno belli vissuti insieme. È un bel attestato di stima, perché vanno a toccare le corde dell'uomo, non solo del professionista. Sempre dato tutto. Dai, vai così, maglia, vai così. Io sono certo farà lo stesso con quella della sua nuova squadra. Certo, un po' di emozione la proverà. Ho capito, ma questi arbitri sono veramente cattivoni. Bravo. Lo butti fuori, lo getti fuori. Provvedimento giusto a termine di regolamento, anche se non c'era cattiveria. Vedi, voleva prendere la palla. Capito, fai fallo che vuoi. Dai, Grimaldo, non è che tu stia proprio facendo una grandissima partita, Si mettono a protezione della propria area, invitando la squadra avversaria ad avanzare. Gran palla per il compagno. Netta la posizione di offside. È fuori gioco, no? Pensavo addirittura che avessi fatto fallo io a lui. Arbitro, mi sembra un po' troppo severo lei, No. A metri per andare. Palla che si stampa sul palo, attenzione. Salva la porta, ma non è finita. Intervento fondamentale. No, se la conclusione di prima fosse entrata, vabbè, quest'ora staremmo commentando un'altra partita. Mamma mia. Restano avanti solo di un gol. Il palo. Non siamo in giornata, ragazzi. Il primo corner del match è salutato dal boato del pubblico. O semplicemente il Borussia è più forte di noi contro un avversario che sulla carta è superiore. Sì, l'hai detto bene. Molto più superiore. L'avversario che viene intercettato. Sbaglia la misura del passaggio, ma non è che termina in out. Direi che no, sta arbitro. Giacca. Sciacca. Occhio all'azione per il Bayer. No. Dai. Palacios. C'è spazio, attenzione. No. La respinta del portiere, palla ancora in gioco. Azione che prosegue. Weigl. Perché non l'hai presa? Stavi là un metro. Friedrich.
La legge bene e intercetta. No, spinta dal difensore. Mamma mia, stava, era partita la botta. C'è già una sostituzione. Il Bayern Leverkusen decide di cambiare qualcosa. Come mai? C'è un infortunio in campo, un sospetto infortunio. Ma è semplicemente quello più spippato di tutti. Palla messa in mezzo. Attenta qui la difesa. La prendo, la prendo, la prendo. Sciacca. No, porca pupazza, non ho premuto. Bene il passaggio. Primo tempo che si avvia alla conclusione. Con gli ospiti che inseguono una partita tutt'altro che chiusa, però. A me la loro prova non è dispiaciuta, vanno analizzate le partite. Hanno giocato comunque un così, buon calcio, bravo, mancato solo il gol. Bravo. Questa è una gran palla, Pierre. No, guarda se sta a superare oggi sto portiere, oh. Sto un famone, un famotto. Primo tempo. Qui la prima metà di gara con le squadre che abbandonano il terreno. Non ha lasciato grandi ricordi nel primo tempo, qualcosa di buono si è anche visto, ma troppo poco. Oh, però insomma, cioè voglio dire, non è che è proprio pissi pissi bau bau. Dai. Comincia il secondo tempo col Bayer sotto di una rete. E niente, però non c'è nessuno, com'è? Postiamo. Ho capito, regà, qua non si va, che credo, non so, mi serve, stiamo a fare tipo la corazzata Potionkin. Dai, batti sta palla, Barmenio. Dai, la mettiamo là. Non lo so dove, ma la mettiamo là. Sta buono, non te muove. No. Calcio d'angolo battuto, palla in mezzo. No, via qua. Capito, capisce lo tutto e ferma l'azione. C'è la possibilità del contropiede. Colpo di mercato per il Newcastle. I Magpies avevano molte rivali, ma sono riusciti ad accaparrarsi un giocatore molto interessante. È arrivata l'ufficialità. Sì, sì, abbiamo venuto tutte le scarpe, abbiamo venuto subito proprio con 54 pippi, vedete un po' te. È un ottimo acquisto, Pier, serviva un giocatore in grado di alzare la qualità della rosa. La respinta di Radeschi, palla in gioco. Portiere tiro senza troppe pretese, facile qui per il portiere. Palacios. E finalmente c'è il recupero del pallone. E il possesso di palla. Però amico mio, se lo fai così. Dai. Palacios. Buona qui la lettura e sbagliano, del difensore. E sbagliano. L'arbitro non ferma il gioco, c'è il vantaggio. Occhio al il gioco. Giorgio non ferma il Giorgio. Ah, ma guarda come si sono fatti bucà. E qua portierao avanti, su dai, questo è il programma della prossima di Bundes su EATV. Vedremo in campo Borussia Mönchengladbach e Bayern Monaco. Ragazzi, stanno due un metro, ma stanno bene in campo, si vede la mano del tecnico, è un piacere vederle giocare, io non me la perdo di sicuro. Dai così, bravo, ma peccato che stai da solo. Molta calma, forse troppa vista la situazione di punteggio. Possono pareggiare. E andiamo, c'è il pareggio, eh? Eh sì, fammi fa sto fugone proprio. No, non lo prendete, no, inutile che gli volete dietro. Chi è? E dai, Barmenia, ci chiamiamo tutti i Barmenia, sono tutti i Barmenia. Azione del gol da rivedere, micidiale nell'uno contro uno, ha saltato il proprio marcatore e poi ha infilato imparabilmente il portiere. Boom.
Eh sì, ci stava, ragazzi, eh. Ci hanno fatto sudare. Vai, substitution. Bella per te. Vai. Hanno pareggiato, Hanno dunque 1-1. pareggiato. Guadagna metri, palla al piede. Solleva la testa, c'è cross in area. Occhio. Pallone che finisce fuori, si riprenderà con un corner. C'è Altra aria di substitution. cambio. Ping pong. Il nostro buon ping pong. No, non è vero, è frim pong. Esce Palacios, entra frim pong. Vai, dai. Palla in area di rigore. Evita guai. Dai, dai. Frim pong. Che frim pong. Mancano 10 minuti alla fine della gara. Partita che sta per chiudersi con il Leverkusen che prova a vincere la gara. Sei No, mi colpulito sono sul sbagliato pallone. pulsante. No, no. Togli sto pallone. Recuperano bene palla. Tenta la verticalizzazione, buona idea. Può scambiare con il compagno. E c'è il tiro. Andiamo. Allontana il pallone col Controllatissima, tiro. controllatissima. Non li facevo muovere. Sostituzione in Che casa sto Borussia attaccato. Non Mönchengladbach. me lo fanno. Anzi. Mo subito scatto in Palla avanti. verso il centro dell'area. No! Recuperano un buon pallone, zona interessante. La Buono, parata di portalo. Radetzky. Subito, 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 subito. Jeremy Frimpong. Lozek. Ottimo l'intervento, recupera il pallone. Neuhaus. No. Prova a spezzare la parità, un gol adesso sarebbe ovviamente di importanza Ah, clamorosa. stai calmo. Grande attesa per questo Stai gol calmo, che può decidere bello. le sorti della gara. Occhio al corner. Perché me l'ha messa? E No. c'è il gol che cambia tutto, sono avanti adesso, No, poco dal vabbè. termine. Una voce gelata per la formazione avversaria. Non ci voglio Vedremo credere a se quello che avranno la abbiamo forza per fatto. abbassare una reazione. Finisce il match con la delusione per il Bayer Leverkusen per No, questo vabbè, è KO. Sembrava impossibile. potessero fare bottino pieno anche oggi dopo il bel successo alla prima giornata. Per vista posta partita, che dovevo dire? Che abbiamo preso gli schiaffi dal Borussia Mönchengladbach, ci ha distrutto. Vielen Dank, dass Sie für ein kurzes Statement zu uns gekommen sind. Che me stai a dire? Poi Pasqua ha trovato il gol vittorio negli ultimi 10 minuti. Ma quali gli ultimi 10 minuti? Gli ultimi 2 secondi? Come è stato possibile? Non si possono dare rispetto maggiore pressione da parte del giocatore, dobbiamo vincere, invece dobbiamo a casa a mani vuote. No, infatti è vero perché abbiamo parecchie volte tirato, non abbiamo tirato una volta sola. Loro, pure loro, come noi, fortunatamente hanno avuto un buon portiere. Ebbene, sembra anche una squadra migliore. Mi servirà direzione, che continuiamo avanti, ragazzi. No, no, non ti preoccupare, che mo torniamo. Mo per una partita, insomma, dai. Tra l'altro si è persa pure alla fine, cioè è una cosa incredibile come abbiamo persa, dai. Su. Per niente. Per niente proprio. Meritiamo di vincere, non di perdere, bello. Perlomeno di pareggiamo, se non voglio vincere, però il pareggio c'è stava. Il pareggio c'era. C'è stava e come? La voglia. Gestione squadra. Terzino destro, terzino destro. Hoffman, COC. Un attimino lui. 69, Tella, Miri. No, scusa.
Volevo un difensore centrale CDC. Posto di te, anche perché mo faccio allora. Un DC. Metto lui. Ok. Poi abbiamo un COC. Perché sarebbe un centrocampista offensivo. Possiamo metterlo al posto di lui e un centrocampista difensivo. Ok. Poi Palacios lo possiamo sostituire con un buon portiere, con Lomb. Io metterei Lomb, ragazzi. Mi butterei di Lomb. Un difensore centrale, ecco, vedi ragazzi, non abbiamo un difensore centrale. Bene. Grimaldo, sei andato. Ah, insomma. Detto tra noi, non è che insomma sei andato proprio. Non è che tu sia andato proprio bene, bene, bene. Solo qual è il problema? È che non ci abbiamo. Ci mettiamo lui il buon Riviera. Riviera, Palacios, non abbiamo un centrocampista centrale. Ci possiamo mettere Amiri? Lo so, amico mio, non ti piace, ma ti devi accontentare. Ti devi accontentare. Tanto dai, facciamo, muoviamo anche il nostro modulo. Lo muoviamo in un. Vediamo cosa c'è, moduli consigliati. Moduli consigliati o 4-2-3-1 o 4-1-2-1-2-4-3-1-2, noi giochiamo 4-3-3. Quattro, due, tre, uno. Io metterei un 4-2-3-1, io provo un 4-2-3-1. 4-2-3-1. Dove sta il 4-3-2-1? 4-3-2-1 classico, eccolo qua. È quello che ti consiglia lui. 4-3-2-1, sì. Ah, mettiamo questo, vuoi salvare? Sì. Ho sbagliato perché volevo continuare a modificare la rosa. Allora, 4, qua c'è un centrocampista, un Koch. Detto così, il Koch, ragazzi. Abbiamo un coccone, attaccante, 77, lo so, ma tanto stai spompato, quindi attaccante destro, frimponga. Frimpong, Amiri è centrocampista OCOC, centrocampista difensivo perché tu vorresti proprio. Vorresti proprio giustamente. Esterno destro, no, esterno destro, casomai mettiamo al posto di Frimpong, Frimpong, Devin, no, pure Devlin, tanto vale metterci più forte. Ah, abbiamo terzino destro, scarico. Lo so, amico mio, che devi fare? Proprio brutto, brutto, brutto. Devo sperare che con l'allenamento si riprendano. Centrocampista centrale, CDC, COC. Ci servirebbe, eccolo, il COC ce l'abbiamo. COC.
Ok, Frimpong, Ang Young, questo è attaccante destro, eppure se lo metti a sinistra sembra che quasi quasi non gliene può fregare di meno. Devlin. Devlin non riusciamo a metterlo da nessuna parte, che cazzo l'abbiamo promosso a fare? Attaccante sinistro, vediamo un po' se te va bene. No, perché lui, per lui questo qua dovrebbe essere un centrocampista, un COC, penso. Vediamo un po'. No. Però scusa, giocando col 4-3-2-1. No, 4. Dio! Col 4-3-2-1, sì. Vedi, attaccante, CC, ah, te ne vuole 3 CC, 2 AT e un attaccante puro. Quindi il rilancio abbiamo noi praticamente. Perché ATT già c'è lui. Vabbè, sì. Vabbè, al momento per forza con questi, non possiamo fare altrimenti. Però a sto punto, esatto, ci metto Huerta che... Però scusa, a sto punto meglio Palacios, perché se lo facciamo mo con l'allenamento, se si riprendono, dovremmo andare meglio. Sì. Rosa principale, ok. Programma di allenamento. Applica a tutti i giocatori, eh? Ok. Dovremmo aver messo tutti equilibrato in modo che non si spompino troppo. Classifica Frank Leverkusen, Mönchengladbach, sotto cattivoni. Allora, un attimino, no ragazzi, trasferimenti. Sì. Volevo andare a Moeskin, 23 attaccante della Juventus. Non stai seguendo. Clausola di 54 pippi. Se botta. Clausola rescissoria no. Tammy Abraham dalla Roma, dall'osservatore Uwe Meyer. Ce lo potremmo, sì, chiediamo di seguire Tammy Abraham, ok. E questo è Tammy Abraham, ok, un attaccante pure, vediamo se riusciamo a trovare un'at sola, eccolo, Gerard Deulofeu. Valore reso come osservatore è 29 però. Attaccante. C'è solo quello di attaccante di AT puro, ragazzi. Dobbiamo dire ai giocatori agli osservatori di cercarci un AT. C'è Candreva, ma è un vecchiarello pure lui. No, lo prende in un torneo 25-26. Non mi dispiacerebbe. Poi un centrocampista 0-0. Bisogna dire ai nostri osservatori, esatto. CC, DIF, DC, DC, porto, ok, c'è, no. Esterno destro, no, qua c'è un attaccante, un AT, un ATT, no, l'unica T è questo Kramaric, ma come vedete amici, diciamo 32 anni, è un po', diciamo non è proprio il top. Uwe Meyer l'abbiamo già visto, Uwe Meyer se non sbaglio, vero? Sì, perché è quello con un A, quindi possiamo tornare indietro, da Shields, Olivier. Deraglia. Allora, noi serve una T, una T, una T. Oh, buono. Valore 50. Ui. Minchia, costa un botto però. Valore 55 milioni. Po, che bottarella che ci arriva. Eh no, bisogna dire al ragazzotto che è 21, clausola rescissoria no, Liverpool pure questo,
Chiedi a Gio Olivia di seguirlo. CC. Già, se mi ha chiesto per la massima, ti ha Un attimino, scusate, c'era un altro messaggio. Mister, anche se ne abbiamo vinto, lo sono comunque una programma di giovane richiesto. Continua a lavorare per migliorare, amico. Ok, allora. Programma di allenamento. Avanziamo. Ok, allora vediamo un attimino i giocatori. Andate a scrivere, capito amico mio? Me l'hai detto te di cambiarli, mo mi dici che non va bene. Che dobbiamo fare? Dimmelo te. Allora, ultimo giorno, Siviglia, Alfred, Manchester City, ultimi acquisti, abbiamo saputo qualcosa? Ah, ci vuole un po' di, stavolta ci vuole un po' di tempo, ok. No, mi sono sbagliato, non ti devi arrabbiare. Ok, principale avanza di un'ora. Ok, sbaglio, che vuoi? Salta all'ultimo giorno, sì, ma che ci frega adesso? Non abbiamo fatto offerte, quindi non ci interessa. Allora, tutti i giorni per le rispettive. Ok, pasta in arrivo. Ok, già. Dobbiamo passare settimane, ok. Allora, Barrera. Piano di crescita, ok, ce l'hanno già settato, perfetto. Ah, poi eccolo qua, scusate. Ok, possiamo andare. Passare l'ultimo mercato, tutti i campionati, 112 milioni. Ma chi ha speso questi soldi? Allora, sessione di allenamento, calcio d'inizio. Darmstadt contropiede, tiki-taka. Reazione della partita, possibile formazione, sessione di allenamento. Le sessioni di allenamento non l'ho mai vista. Questo dovrebbe essere che se per cambiare l'ho scritto durante questa sessione, che se fai un tot di punteggio, no, ti aumenta le stat in partita. Scatto controllato. Dai. No. Oh, c'è l'avversario. No, balordo, niente male, 1172, non è vero, ho fatto proprio il pippone. No. Ma la prende. Riprova esercizio. Stili di gioco temporanei non ottenuti. Riprova esercizio. Approva. Mamma mia, l'abbiamo fallito tutto. Rifacciamolo. Uno. Ok. Ho capito. Ho fatto fallo arbitro, io lo butterei fuori. De già. Riprova esercizio 2 di 3. Madonna, subito, come sei violento. Mantieni RB più L. Così.
Dai. Sono caduto. Niente male, mi è caduto un pippone proprio. Ovviamente fa pure il gollonzo, eh. No, esci, basta. Sessione di allenamento, pessima, pessima proprio. 3. Ah, ma sempre è la stessa, scusate. Pensavo cambiasse. Oh, dai di qua. Stava a far fallo comunque, arbitro. Oh, ma ha fatto il fallo. Io so che ha fatto il fallo, te l'ho detto. No, 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 mi sono distratto un attimo. Dai, dai. Oh, mi l'ho tagliato proprio, ottimo lavoro, dai, dai. Esci, va bene, va bene. E calcio d'inizio, andiamo, procediamo alla nostra partita. Perso Giovi, gioca partita. Gioca partita, gioca partita, gioca partita. Ok, vai. È una di quelle partite che non potete perdere se amate il calcio. E la cosa bella è che ovviamente potete seguire con noi tutte le emozioni su EA Sports. Tutte le emozioni. Se volete sapere come finirà, rimanete qui su EA Sports. A chi tocca? A noi stavolta, dai, per prendo il forza. È colpo sempre d'occhio alla contro, Bay dai, Arena con i vabbè. tifosi che hanno risposto Vai. in massa. Grande calcio nuovamente protagonista qui su EA Sports. Un saluto da me e da Lelia Dani. La sfida in programma oggi farà felice tutti Oh, gli ragazzotto, appassionati di dai. Bundes impegnati in questa gara, Bayer Leverkusen e Darmstadt. Inizio di stagione incoraggiante per il Bayer. Non tutto è andato No, liscio, no, 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 però no, 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 possono dai, guardare dai, con su. fiducia alle prossime sfide. Hanno una rosa di qualità e un buon tecnico. Bisogna solo dargli il tempo per lavorare e crescere. Ecco, Questo è perché l'11 non iniziale mandato in capiscono? campo dal tecnico del Bayer. Radetzky fra i pali, Hoffman insieme a Granit Xhaka come cerniera di centrocampo. E tre punte che dovrebbero garantire, almeno sulla carta, gol e occasioni da rete. Tecnico degli ospiti che ha scelto di mandare in campo questa formazione. Guardalo, guardalo come va, io dico. Il Bayer Leverkusen, squadra che può solo migliorare dopo la sconfitta subita nell'ultimo match contro. Occhio al tiro! Respinge Questo il pallone, difensore. bravissimo, così, È una delle stelle in campo quest'oggi. Si fa dare spesso palle in fase di impostazione, detta i tempi della manovra, accelera, decelera dalle Madonna, oh. pause. Oggi Fa niente proprio proprio, raga. piacimento. Sanno che Oggi basta sono fuori forma staccarsi, pure adesso io. pensa lui. Ha diverse soluzioni, occhio. E c'è il tiro. Radetzky qui C'è il senza nostro problemi. portierao. Vai ragazzotto. Ottima lettura qui, buon il recupero. Vai così. Capisce tutto e recupera il Niente. pallone. Così. Dai. E corner. Bam! Dai, dai. Corner battuto in mezzo. Spazza via. Così. Palacios. No. Bravo il difensore che ferma tutto. Così, bravissimo. Hoffman. No. Palla recuperata dagli avversari. Dai, 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 dai.
Occhio all'azione per il Bayer. No, la sono allungata troppo, porca pupazza. Così non è stato. Là, là, bravo. Oh. L'azione sfuma qui, palla nuovamente agli avversari. Così, dai. Dai, Palacio. Hoffman. Palla per Birz. Occasione per andare avanti. Ottima difesa in area. No, lo so, ho avuto male. Così, bravissimo. Ma perché ve fermate? Ottimo intervento in copertura. Punta la porta. Sciacca. Sto un pippa, raga. L'arbitro ferma tutto e decreta la fine dei primi 45. Per forza. Vieni, sono un attimo. Diciamo che sono un attimo. Match è ripreso, si riparte dal pareggio con cui si è chiusa la prima metà di gara. Un attimo impippato. Allunga la gamba e riconquista il pallone. Adli si avvicina all'area. Può puntare la porta. E andiamo. 1-0, risultato che si sblocca grazie a questo gol. E andiamo, raga, e dai. Adim, lui. Adim, giusto? Insomma, anche i giocatori miei, comunque va bene. Sono solo Palacios. Riviera, Frimpong. Rivediamo l'azione del gol. Ha caricato la botta e non ha lasciato scampo al portiere. Ma se insegniamo manco questa, amico mio. Adli, no Adim. Mi sono pure inventato il nome. Hanno aperto le marcature con questo gol. 1-0. Dai, così, Aston Villa protagonista sul mercato con l'acquisto di un calciatore che era già nel mirino di altri club. Penso sia davvero il giocatore giusto per questa squadra. Personalità, esperienza, intelligenza, e anche i compagni impareranno presto ad apprezzarne le qualità dentro e fuori dal campo. Guardali, oh, loro sono belli assatanati, eh. Recupera palla e può impostare. Se lo beve. No, che cazzo era la... Occasione importante per pareggiare. Ma no, che è successo? Aspetta bene questo tentativo al portiere. Un attimo, ragazzi, se è successo il panico. La sostituzione. È successo il vero panico. La mette in area. Nuova chance dalla bandierina. No, no, bello calcio di Bungalov. No, d'angolo. Dai. Deviazione di testa, okay, che è terminata al lato di poco. Difficile dire se potesse fare meglio. Certo che è andato tanto così dal gol. Vai. Bundesliga protagonista sulle frequenze di ATV con questo incontro valevole per il prossimo turno. Partita da non perdere tra Bayer Leverkusen e Bayern Monaco. Sarà uno scontro tutto da seguire. Da quello che si è visto nelle precedenti uscite, ci attende una partita giocata a viso aperto, con tante occasioni da rete da una parte e dall'altra. Oh. Occhio perché perdono un pallone pericoloso. Va in porta. Bello. La parata di Radetzky. C'è il cambio in arrivo. Amiri per Adli. Dai. Ma ho visto bene cosa ha fatto?
subito Brema, novità al Weserstadion. Prima rete della partita per il Mainz. Si sblocca dunque il match 1-0 quando sul nostro orologio sono passati Palacios. E andiamo a raddoppio. Palacios. Pum, 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 pum. Replay che evidenzia l'intelligente palafiltrante a tagliare la difesa nell'azione del gol. Ha poi calciato forte dalla media distanza e il portiere non ha avuto il tempo di intervenire. Sì. Ottimo. Ottimo veramente. E Varganzo in campo, ragazzo, Varganzo. E tu devi fare il ganzo. Che è cambiato, ora conducono per 2-0. Boh, mi sei caduto il giocatore, non so come ha fatto, lo giuro. Sfugge qui al difensore. Un muro qui ferma l'avanzata avversaria e recupera il pallone. Bello che glielo ridiamo, mi pare logico, no? Siamo entrati nell'ultimo quarto d'ora. Grande appuntamento in arrivo qui su ATV, una delle gare più attese della stagione. Entrambe praticano un calcio spiccatamente offensivo, la ricerca costante del gol. Mi piace. Ha spizzato, arbitro. Che anche i nostri amici a casa non resteranno delusi. C'era. No. Prendila, fermalo. Torna il Bravo. Possesso del pallone con questo intervento. Qua. Hoffman. Oh. Capupazza Barrone. Palla qui. Palla per Wirtz. Il pubblico lo spinge a tirare. Wirtz. Ci ho provato, ottimo, ragazzi, ci ho provato. Portiere. Arriva il momento del cambio. Alta substitution per il Darmstadt. Vado. Occhio al tocco in mezzo. Ha sbagliato completamente, ma ci da fuori una brutta traiettoria largamente imprecisa. Bruttissima. Questa ha cambiato tutta la squadra praticamente. Ancora 5 minuti da giocare. Ancora 5 minuti 5. Perdono banalmente il pallone. Arbitro che ferma il gioco, può esserci un cartellino per il giocatore del Bayer. Come cartellino? Occhio all'accelerazione. Il nostro doveva fare la simulazione del tirone del paragone. Si giocherà ancora per 2 minuti. Sempre 2 minuti, non vanno più via. Nets, molte opzioni a disposizione. Oh. E c'è il tiro. Portierao, che è successo? Con successo del Bayer Leverkusen. Via tutti. Tutti a casa, via, tutti a fare la doccia, tutti a far la doccia. Maledetti. E ora però, se vogliono davvero questi sono la Fiorentina della Germania, c'hanno il giglio. Devono dare continuità. Grazie al Signore, so salvo, non me cacciano quest'anno. Ha giocato bene, dando un contributo più che positivo alla squadra. Ha tutte le ragioni per festeggiare. La squadra ha vinto e lui ha disputato una buona prova. Penso non potesse chiedere di meglio. Intervista post partita, qui sì, per forza, ragazzi. Come è andata l'altra? Fammi vedere, però. Ecco come se la gente galla, Beh, sì, allora devo dire che effettivamente c'è anche la formazione, abbiamo venuto, eravate nettamente favoriti. Fatto, sono professionisti, sono sanno esattamente cosa li attende, esatto. Sapevano che ci avremmo massacrati. Poi, ma anche è vero, perché 2-0 alla fine. Non è che abbiamo fatto chissà quale, no? Exploit. Cos'è che abbiamo l'ultima partita? Poi non potevamo perdere ancora, ci abbiamo messo più grinta. Ci siamo preparati, ci abbiamo messo più grinta. Ah! Siamo scesi in campo come i 300 alle termopili, ci siamo incidati sulla fase. Sulla fase della partita concetto della squadra, e tu che dici? No, assolutamente no, mi hanno fatto cagare.
li carichiamo, li carichiamo. Bisogna vincere tutte come abbiamo fatto oggi. Grazie, grazie a Gazziella e grazie al cazzo, tu che dici? Grazie, qui chiuderei con le domande per forza, anche perché altre domande sembrano alquanto imbarazzanti. Chat, chi è? So che la gente lo fa, che però non lo mi ha segnato. Volevo solo fare sapere, sono disposto tutto per la squadra, anche un attaccante se necessario. Rispondi. Grazie della tua disponibilità, ragazzo. Ragazzo. Allora, classifica. Leverkusen siamo al 3 punti. Siamo al terzo posto, scusate, con 6 punti. A un punto dal Freiburg, che è primo. Il Bayern Monaco. Alla prossima, ragazzi, è Bayern Monaco per l'appunto. Per l'appunto. Per l'appunto contro il nostro Leverkusen. Allora. Crea un programma. Il Corea non dice un cazzo, avete visto, raga? Quello gli frega un cazzo, basta che o mandi avanti o fai trasferimenti, hub di mercato, relazione, ancora stiamo cercando, abbiamo trovato qualcosa come at, abbiamo trovato niente, ancora nulla, sono gli stessi di prima, ci sono gli stessi di prima, ragazzi, quindi ancora al momento probabile che i nostri osservatori stiano ancora cercando. Stai continuando. Cioè, se non ci dice Tammy Abram, vedi, termine già aggiungi A, così intanto lo vediamo là, va. Poi 54 milioni. Chi sei persi? Gilles Olivier mi sta seguendo lui. È una squadra futuro campione. Aggiungi ok. Ah, c'era un CC. Buono. Aggiungi 17, molto buono. Bruno, tu che stai a seguire? Attributi non stai seguendo nessuno, vero? Cerchi anche tu. Papà, qualsiasi centrocampista. La prima squadra, segui. Ok. Ventotto, saliamo con l'età. Diciotto, CC. Aggiungi, ok, perfetto, così intanto mettiamo anche a controllare un altro po' di scusate, non ho sbagliato, di medi osservatori, vabbè, di mercato, ok, perfetto, contatta per acquistare. Abbiamo abbastanza informazioni per suggerire un'offerta, ok, continuate a cercare, perché un at, dovremmo cercare anche un at, ma al momento non c'erano grande. Cioè gli unici at erano molto avanti, erano fuori età, diciamoci la verità. AST, eccolo qua, c'è De La Fu della Juventus, che però c'ha 29 anni e non c'è nemmeno, poi c'era un altro ma non c'è manco più. Allora, strada avanza, no scusate, mi sono sbagliato.
c'è grande roba, quindi no, mi sbaglio, non devi uscire, devi andare avanti. Avanzi. Ok. Allora, se tu il primo finale di Gravenberg scadrà e non riceverà su alto su questo giocatore, su Tammy Abraham scadrà fra un anno e non riceverà altri su questo calciatore. Ok. Allora, abbiamo il resoconto. Valore 34 milioni, stipendio 77 mila, valore accessoria no. La prima squadra riserva attaccante. Oh, carino questo. Raspadori. Questo mi piace. Vediamo se c'è un altro atti migliore. C'è sempre lui, Lukaku. Anche Andreva. No, io seguirei anche questo. Eh sì. Allora, 34 milioni. E qui è quest'altro. Ah, Ruijen Gravenborch, 39. Mazza, più di Tammy Abraham. Vabbè, è un futuro campione, quindi ci sta. Ci sta. Tammy Abraham 34 milioni. 34 milioni. La loro richiesta è di 48, no? Chiudere offerta intorno ai 39. Intorno ai 46-57 milioni. Ok. Per un attaccante adesso un attino mi serve però. Questo è una bella cosa. No, se ce lo riusciamo a portare a casa, lui dice che intorno ai 46 milioni riusciamo a portarcelo a casa. Vediamo se riusciamo a chiudere. Vediamo se siamo. Se la riusciamo a chiudere. Sì, c'ho la telecamera che si è aggiustata sola. Aggiungere la mia offerta per il cartellino, vai. Budget 133 a 46, 46, ci proviamo? 46, un botto, eh. Avanza offerta. Mi posso offrire 45 milioni di euro per Gravenberg. Dai, te sto da buono, no? Minchia, vedo gli in CDC da 27 milioni, è mica tanto. La controfferta, scusa, rinegozio. Ah, perché lui me l'ha fatta da solo, perché lui vuole 25. Ah, ok, l'ha rifatta da solo, sì. Offerta cantellina 22 e 3. Siamo 22. 20. Ah, visto? Ma così se fa, bravo amico mio, bravo, sei stato bravo, io te lo dico proprio col cuore, sei stato bravo. Hai fatto bene a darcelo. Hai fatto bene. Mo' trattiamo con lui. Ma allora, su, Gravenberg, che vogliamo fare? Su. Allora, sì.
Segno attuale 76.000, accetta. Possiamo prendere il minaggio richiesto, ok? Abbiamo ancora una squadra, possiamo discutere del contratto. Io pensavo a 21, a 25, a 24 svincolava. 4 anni, non credo nella soluzione, poi soddisfiamo, ok, cioè, suppongo che per lei vada bene, sì, ci sta, c'era, va benissimo. Scusa, se altri dai, ho visto che andiamo medico di 42 a 5 a settimana, 42 a 5 a settimana. Facciamo una controfferta. Avanzofferta. No, mi sono sbagliato. Gli ho dato quello. Vabbè, tutto sommato abbiamo risparmiato comunque circa un trentino, penso, perché comunque lui prendeva già un bello stipendio. E infatti, perché comunque l'aveva già scalata lui alla grande. Ottimo ragazzi, questo è ottimo, l'acquistone questo, è l'acquistone. L'acquistone, ecco qua. Ok, perfetto, abbiamo fatto il nostro primo acquisto e andiamo a metterlo subito in squadra, ragazzone, eh. Già l'ha messo lui? Ah no, deve arrivare, però ci vuole un po' di tempo perché arrivi. Ho capito, un po' incazzato, mamma mia. CCC, COC. Ah, qua ci andrebbe, lui dice che è un Wirs. Eh no, purtroppo non ti piace là, c'hai ragione perché stai un attaccante sinistro. No, perché qua ci vorrebbe una S per l'appunto, quello che è il famoso AS, AS, però scusa, ASA va bene penso, no dai. Penso che vada più che bene. Penso che vada più che bene. Guardate se devo mettere dentro qualcheduno di... Ok, va bene, sì, salviamo. Ok, principale. Perfetto, amici. Noi, come al solito, ci fermiamo qua. Io vi ringrazio per il supporto che mi date. Vi invito a seguire tutti i social per essere sempre aggiornati sui contenuti che porto. Condividete con i vostri amici perché è importantissimo. Ciò mi aiuta a crescere. Vi prego di condividere tra tutti i vostri amici per aiutarmi a farlo. Come al solito, grazie e ci vediamo al prossimo episodio. Ciao, Predoni! Thank you.